Cari amici, buongiorno. Buongiorno da Mau. Eccoci qui a Londra di buon mattino con il rosso italiano. Hey guys, very good morning to all of you. Little touch of red wine to start the morning. Cheers. I'm gonna make a classical Italian dish, spaghetti with mussels. All right, here we go. Okay. The Italians, they add the salt when the water is boiling. I don't care. I do what I need. So, salt. One, two, three. Take 5 inches. Okay. Water is boiling. I get my pot. High flame, guys. High flame. I'm gonna crush some garlic now. I got my tools here. Oh la la, there we go. Bam, bam, bam. Yeah. Quick wash. I need my tools and space. Okay, the water is boiling now. Alright, water's boiling. Okay, a little bit more water, obviously. E ragazzi, facciamo due spaghetti alle cozze, belli piccanti. Allora, però devo spostare un po' la pentola. Ieri abbiamo fatto un curry stamattina con pollo. Mettiamo magari l'acqua qui a bollire. Ok, e qui davanti facciamo rosolare l'aglio. Facciamo una salsetta semplice semplice. Di tanto in tanto un bicchiere di vino. Good morning Leo, welcome to my kitchen. I feel a bit tired, but it doesn't matter. Cheers. Simple mussels. Crushed garlic, plenty, eh? Plenty garlic, guys. It goes well with the mussels. Okay, make sure the oil is hot. Okay. Right. Did you like it, Richie? And Daniel? So my children like the chicken curry I just made for them on a Saturday morning. Alright. So okay, I got very strong chilies here. Guys, habanero here. I'm gonna take just a little bite, otherwise it's gonna be tough. Yeah. Alright. Yeah, just a little bit, because this is really strong stuff. Can you guys smell it? Okay, little wash. There we go. Oh la la. Yeah. Ah. Ah, making a mess. Making a mess. So crush the garlic. The garlic. Very quick recipe, guys. Eh? Very quick. Okay, job done. Now I'm gonna drop it here. Plenty garlic, please. Plenty. There we go. Okay. Put all of it, yeah? No waste, please. Okay, so chilies are in. Garlic too. Very low flame now. Right. Put some black pepper.
Okay, I got powder, black pepper, which is fine, guys. I'm gonna put quite a lot. There we go. I like pinchy mushroom. Look at that, look. I'm gonna blow. There we go. So let it roll down a bit. More water here. Okay. So my Italian mates may be screaming and shouting now back home because there's not enough water, yeah? But we are in England here, and I decide what to do, not them, right? So now I cut a couple of tomatoes. And I'm gonna put, you see the fennel, fresh fennel. We don't waste anything in England, yeah? Gonna wash it. And put it in for some flavor, yeah? That's it, just for some flavor, not too. Okay? Now I get my tomatoes. Two tomatoes, nothing more. Okay? Wash them and chop them nicely. How's it going, Leo? I keep promising to come to your shop, but I haven't got time. Too busy at the moment. There we go. Okay, give another couple of seconds to the garlic to brown a little bit. And then we put the tomatoes. Sip of wine. Ah. Let's get some spaghetti out. Okay, I got my pasta here, ready to go. Okay, I think the garlic is fine now. I add the tomatoes. Okay. All right. I'll take my mussels, yeah? I have, I think, half a kilo here. Okay. Supermarket, fresh, vacuum packed. There we go. So now, high flame to my sauce. And I'm going to drop the sauce coming from my mussel packet. Let it cook it for a couple of minutes, no more. Okay, one. Okay, two. Okay. So the next move is just let it run a little bit. Water is almost boiling. Have a sip of wine. Buongiorno Simone, carissimo Simone, un gran piacere averti qui. Welcome Simone, wonderful person from Sardinia. Cheers Simone, di buon mattino un bicchierino di vino, non ti rovina il pancino. Ah, facciamo due spaghettini alle cozze. Tu fai la guerra con me, col microwave, io faccio il collare. Allora, facciamo rosolare qui. Facciamo cuocere questi pomodorini un attimino col sughetto delle cozze. Ecco qua, giusto 1-2 minutini, il tempo che la pasta bollisca. Che ne so, facciamo
entrare in ebollizione la pasta prima di metterla giù, non facciamo casini, per carità. Abbiamo già salato l'acqua, ragazzi, c'è un altro paio qui, ci mettiamo tutti, tanto non muore nessuno. Poi dobbiamo cambiare pentola però, non c'è lo spazio. Ecco qua, vai a spettacolo. Adesso magari io preparo la pentola da un'altra parte. Serve una grande di nuovo e la prendiamo. Che bello. Sciacquatina. Ecco qua. Purtroppo non c'è spazio. Allora l'acqua sta entrando in ebollizione, quasi. Chiudiamo così. E via. Pian piano, senza graffiare la padella, mi raccomando, con l'acciaio. Ok, un attimino siamo lì. Allora Simo, un bel cin cin. Oggi tranquilli a casa, si riposa. È un periodo un po' così, un po' strano. Si lavora, non si lavora, non si capisce più niente, però si va, insomma, andiamo avanti. Purtroppo c'è molta gente sotto tensione per il Covid, Brexit, non si sa quello che succede domani, ragazzi, è lì il casino. Allora, cosa faccio io? Io prendo un po' di polpa di pomodoro, perché io lo voglio fare bello ricco, che è un prodotto italiano. Ne mettiamo un pochino qua, via, ecco qua, adesso va, che una bellezza. Diamogli 10 minuti, tanto l'acqua sta ancora bollendo, e ciccia, ok, pazienza, e facciamo un sughetto come io comando, Ok, non ho messo scusate, non ho messo cipolle perché molti dicono che non vanno con le cozze, quindi ascoltiamo anche qualche consiglio. Ma allora, guys, I had some tomato sauce, a can in it, the juice from the mussels, from the pre-packed mussels, then you know, garlic, fennel, fresh fennel chunks, just a little bit, plenty pepper, plenty garlic. Now it's boiling, I need to transfer it though, okay, like this, otherwise I make a mess. Per bollire e siamo a cavallo. Allora dobbiamo metterci un pochettino di sale, poco perché le cozze di per sé, come tutti sanno, sono salate. Ho fatto un casino perché l'acqua stava per bollire, poi aspetto il gas senza accorgermi. Allora, le cose le aggiungiamo solo alla fine, ragazzi, perché praticamente sono precotte, quindi le metto lì 30 secondi e fatto, ok? Cheers guys! I will add the mussels at the very end.
just for 30 seconds, nothing more. Okay. Now, as soon as my pasta boils, my water boils, this cooks 10 minutes is done. Very quick, quick stuff, guys. Just stir it, keep stirring it, because otherwise you just make a mess. Okay. There we go. Lovely, lovely, lovely. Lovely, lovely, lovely. Right, so guys, I've been away for a while, yeah? I'm back. Mao is back in the kitchen. Right, guys? To cook with you, enjoy a meal. You know, we try what we can. By the way, the kids said the chicken curry was a fab, yeah? Look at that. Top class, guys. Mao in the kitchen. Okay, very simple, nothing special. Yeah, keep things simple, don't add too much. Maybe tomorrow we do it again with different ingredients, though. You can add all sorts of things, you know, yogurt, lots of things, coriander, you know, just slightly change. Tomatoes, plenty of tomatoes that can go there. That will be different curry. Right. Okay, let it go. I'll check the water and we'll give you a couple of minutes, yeah? It was ready to go, but I'll switch it off. Very clever. Right. We're gonna watch football today. We're playing Salernitana in the afternoon. And then there is another match, Sassuolo, late in the evening. So we're gonna chill out, stay in bed, the sofa, wine, food, that's it. Playing with the children, obviously. Never forget playing with your kids. Very important. Okay, la salsa va. Poi ragazzi, io ci faccio il tocco mio, no? Gli spaghetti alla romana. Poi alla fine con le cozze, gli spaghetti ci aggiungo un qualcosa che farò vedere fra un attimino. E qualcuno mi detto, ma che fa? Ma che sta a fa? E invece poi vedo che era buono il piatto. Ok, quindi vediamo un po' come va. Io qui ci aggiungerei un altro goccino di olio d'oliva, la più bella qualità che potete avere, ragazzi. Extra vergine, è proprio il top. Esce una salsina da ricordare. Ok, piano piano, le cose sono lì che ci aspettano, l'acqua sta entrando in ebollizione e non ci esemo. Hi Jessica, welcome to my kitchen. Nice to see you here. Hello. Hi. Just been back in Sardinia, Jessica. It was really, really, really nice. Seeing friends, having lovely food, horse meat. That's what we like in Sardinia. What else? Artichokes, fresh artichokes, plenty. Beautiful time. Octopus, yeah, had my uncle fishing for me. I'm very lucky. Right. There we go. Cozze. Spaghetti le cozze alla romana. Alla romana. Allora c'è il tabanero, peperoncini di gloriosi, ragazzi. Questi ti vanno a prendere fuoco, eh. Mi ho messo un pezzettino piccolo piccolo. Aglio in abbondanza. Pinocchio fresco, pezzettini di pinocchio, due pomodori freschi, 400 grammi di pelati. No, you miss Sardinia food. Ok, now the magical touch from Sardinia, wait and see. Wait. Okay, about those in Barumini, yeah? Sun-dried tomatoes, homemade, right? I'm gonna put just one, okay? There we go. This is the top class touch. Eh? Right, we need it there. My water doesn't want to boil, I don't know why. Ok, la salsa è pronta. Ok, la salsa è pronta, ragazzi.
Andiamo! E che se vede? Se andiamo a fare due cozze, due spaghetti con le cozze. E che se vede? Sono dei romani! Ah, cacchio, sono sardo, ragazzi, lo sapete tutti. Guys, just playing games. Cheers, anyway, Jessica, Simone, Leo, Enrico, Stefanino, Giuseppe, Franco. Cheers. Ah, there we go, my sauce is going nicely. Here we go, what is boiling, guys? Almost boiling. I want to see true live bubbles though. One more minute. Okay, I've reduced the flame of my sauce because it's done, really, yeah? It's ready. Okay, let's taste it to see if it's spicy enough though. It's a gentle spicy, so I'm gonna put another little chunk of my tabanero. I'm scared because this is very, very spicy stuff. Little chunk. No more. Dangerous. Wash my hands. There we go. Lovely mass. Hey, now the water is boiling, guys. There we go. We got with the spaghetti. I drive you crazy now because I'm gonna chop them in two. People don't like this. I don't give a damn. Yeah? It's my kitchen. Right? Okay, ci siamo, raga. Spaghettini cuociono. La gente si incazza, se prendi gli spaghetti così si incazzano. Minchia! Tu li devi vedere, Jessica, i commenti. I commenti che fanno. Tu sei matto! Tu sei matto, non c'è acqua in quella pentola e poi mi tagli gli spaghetti in due. Scoppiati, raga. E fateli commentare, che ve devo dire? Commentate che a me proprio non mi tocca. Io faccio brindisini alla Sardegna, vero Jessica? Simone, mio, tu Sardegna, eh? My beautiful island. I think I should go back and live there, but it's not easy. Got to call kids. It's difficult. There we go. Little twist. Okay, they cook very quickly. Oh, I'm making a mess. Don't spoil my chicken curry. God. Okay, now, guys, I'm gonna put the flame on high again. I'm gonna put a little touch of water for my boiling pasta, yeah? Tuck in. High flame, yeah? The tuck, little, very little. That's it. Okay, and now it's gonna take some of the amide from the, I don't know the word of amide in English. Anyway, this is releasing some lovely juice. And it goes well with the tomato sauce. We give it special flavors, yeah? Remember that. Okay? Now I'm gonna do the magical touch. Nah, you got to wait and watch. Wait and watch, my friend. Simone, come fa a fare in 5 minuti questi spaghetti col microwave? Me lo spieghi? Ah, Simone, ma che se vede? Ah? Beh, se facciamo due spaghi? Dai ragazzi, si gioca. Siamo in attesa di un grande Cagliari domani a Firenze. Lo so che i cagliaritani sono superstiziosi, ma io dico che vince. Andiamo a Firenze a vincere. Hanno perso col Venezia, eh? Avete notato? Ecco qui gli spaghetti, io li butto lì col mio sugo al dente. Raga, al dente. Ecco qua, adesso fate asciugare la salsa di nuovo. Questo è uno spettacolo, raga. La fate con cura, è una cosa formidabile.
Allora ragazzi, io ci aggiungo del prezzemolo. Se ce l'avete fresco, mettetelo proprio alla fine, guys. Add parsley to your sauce. But if you have fresh parsley, just put it at the very end, okay? So because it's frozen, I got to play a bit of games here. So I put a lot of black pepper in it, parsley, garlic, chilies, everything. Plenty olive oil. Choose the best one you can, yeah? I don't tell you the supermarket, but they have some lovely one. Italian. I think I really love cooking, guys. I love cooking. It brings me back home in Sardinia. Despite I'm away 35 years, almost. Well, 35 now, in October. Yeah, 35. All right, let's check the pasta. There we go. It's ready to go into my pot. Let's get some tools. I don't know what tools are. Okay, let's catch the pasta and quickly transfer it. High flame, yeah? Okay, it's al dente at the moment. Okay, so it's a matter of minutes now. You see, I'm dropping some bit of water as well on the pasta. Yeah, don't be scared. Stir it. Ok ragazzi, questo è cucina, alta cucina, eh? Vai raga, andiamo, se facciamo due spaghi, ma cacchio, non so romano, ma me lo invento il romanesco io, non fa niente. Ecco qua, spegniamo l'acqua, ecco qua. Adesso ragazzi, cosa fa? Ci vuole un goccino d'acqua, di bollitura, così, poco a poco, non in brodo, poco a poco, via. Ok, adesso ci aggiungiamo le cozze. Dai raga, aspetta, ah no, perché la pasta è al dente, via le cozze dentro. Ok, qui si tratta proprio di fare attenzione, uno o due minuti e il gioco è fatto, altrimenti esce una brodaglia, raga. Guys, very careful now, just matter of one or two minutes, yeah? And you switch off everything, otherwise it's a total mess. Ok, so parsley in, mushrooms in, now the final touch, yeah? Ok guys, little touch of water gap still, not too much, that's it, big stir, that's it, job is done. Ok, now the magical touch, are you ready? Jessica, Simone, Leo, are you ready? Look at that. There we go. That's it. Parmesan cheese. Okay. Do what you want. I don't care what you think. Yeah, that's it. Okay. Off the flame, guys. This is my spaghetti alla romana. Cozze. E parmigiano. Hope you enjoy my cooking. Ok, allora là, sta a far casino. Out of the flame now. Ok, stir it nicely. This is a top class recipe. It's my version, because there are fennels in it, and no one does it with fennels. So please, stay away from me, right? No dodgy comments. Obviously I'm gonna taste it. I'm gonna taste my recipe. Do a bit of clean up first. You okay, Richie? Can you bring your plate if you finish your lunch? Huh? Ragazzi, vi faccio fare un assaggino qua, eh. Ecco qua, facciamo assorbire il formaggio. Questa per me è una ricetta da 10 per l'ora. Ok? Assaggino. E poi ciccia.
E poi via, si va a riposare un po' qua. Allora, occhio, se si asciuga un po', c'è sempre un pochettino di salsa qui che non succede niente, poco però, via, così. La mischiate bene, di nuovo. Ecco, così resta un po' umida, no? A me non piace la pasta asciutta. Forse da lì viene il nome, pasta asciutta. Ho notato che a Cagliari piace così, a me no. Mi piace un po' liquida. Ecco qua. Adesso ma serve qui, un pochino. Non c'è bisogno di fare i grandi cuochi qua. Raga. Pasta alla romana. Oh là là, ho fatto un casino qua. Perfetto. Ecco qua, ragazzi. Questa è la mia ricetta per questo fine settimana. Cozze, formaggio, finocchio, aglio, pepe, spaghettini, insomma di tutto e di più. Bacioni da Mau. Alla prossima. Però li assaggio, prima di salutarli. Li devo assaggiare, vero raga? Ci vuole la prova coraggio qua. Vediamo un po'. Forchetta, posate. Andiamo. E dai, Vediamo un po', raga. Magari è una porcheria. Buonissimi. Ragazzi. Questo meglio de, sono il meglio di ogni. Ragazzi, è spettacolo qua. Qui è spettacolo bello. È gran spettacolo. Veramente buono. E c'è quel proprio crunchy bite of spiciness. Really, you know, it's there, but it's not a killer, which is very important, otherwise you can't eat it. Cheers. This is, it brings me back to Sardinia, right? Number one, guys. Un'altra forchettata, ragazzi, amici cari, amici belli di Sardegna, per noi, per amici a Londra qui, tanti, veramente tanti. Adesso assaggiamo anche le cozze, oh ragazzi, sono uno spettacolo. Appena piccante. Sto mangiando così al volo. Questa per me è una colazione. Non c'è cosa migliore.
giusto quella punturina di piccante, straordinaria. Un bicchiere di vino, non andiamo a gonfie vele, raga, a gonfie vele. Cheers. Spettacolari, raga. Vi faccio anche l'altro piatto dopo. Devo recuperare un po' di sonno perché è stata una settimana difficile al lavoro. Ho lavorato un paio di giorni, 3 giorni e mezzo questa settimana, ma è stata dura. Speriamo che presto le cose vadano meglio. Guarda che spettacolo qua. Ehi, raga, le cose sono buone. Belle e piene, eh? Fatto? Devo dire che sono buoni veramente. Vi faccio i complimenti da solo, raga. Allora, Mau vi saluta, alla prossima ricetta, un buon fine settimana a tutti, giù in Sardegna e qui a Londra e chi mi segue logicamente. Bacioni, ciao! Alla prossima!